Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quello su Server 2 con un gioco della Game Joke, no, che è Games qualcosa. Ok, vabbè, è stato fatto per un contest indetto da PewDiePie, quindi ci giocherà anche PewDiePie, non rompere il cazzo. Sì, PewDiePie. Lo sappiamo, tanto noi abbiamo giocato a The Amazing Frog prima di PewDiePie, quindi siamo pari. Allora, noi siamo questo tizio in basso a sinistra, lo vedete, mi sto muovendo, sono davanti al locale. E qui possiamo raccogliere delle robe. Come si raccolgono? Art. Ok, questo non serve a niente. Non serve a niente, davvero. Porco il demonio, non se ne va. Allora, il nostro scopo è attendere che qualcuno sia a tiro per poterlo mancare brutalmente. Occhio, occhio, sta aprendo. L'hanno visto. No, non m'hanno visto ancora. Ma quella urla perché... Però ora la polizia non mi troverà. La polizia non sa dove io sia. Ci ha messo un... Mi stava per schiaffare sotto la polizia, eh. Ok, ok, quello è PewDiePie, io direi di ammazzarlo. Ah, più di... no, ma c'è una ragazza nella stanza con lui. Ah, ma quella corre, ti vede, ti sgamma. Però c'è questa qua. Ma quella sta uscendo, sta uscendo. No, aspetta, no, aspetta. No, quella sua ti vede. Come fa a vedermi? Ti vede, per forza, ti vede. Ah, perché vai, così... Vai. Occhio alla finestra. Troppa gente. Aspetta, c'è sta signorina che secondo me si becca una coltella. Madonna, che lisciazza. Senti, però devo dire che il controllo di questo tizio... Aspetta, questa se ne sta. Stalkera. Dobbiamo seguirla. Dai, vai, dopo superato... Io già me la sento, l'associazione delle mamme. Vai, adesso sbrigati. Aspetta, con calma. Però, allora, c'è un problema. Devi un attimo. Vai, sbrigati. L'ha visto. Entrate in casa. Aspetta. Non siamo stati noi, io non siamo stati. Mi metto qua all'ombra dell'albero. Ah, con l'aereo, puoi entrare dentro da così. Cioè, ho fatto cascare un albero sul palazzo, il poliziotto non ha fatto una piega proprio. Vabbè, sei Karate Kid però per... Sono fortissimo, perché uso un coltello? Potrei usare lo sguardo per ammazzare. Dai. Ciao. Ok, c'era qualcuno che si muoveva lì nell'angolo, però. Chissà che. Parti, che cosa Madonna, è lunghissima. Dai, ne dobbiamo ancora ammazzare 26. Ho notato che si possono utilizzare delle interazioni ambientali molto divertenti, però. C'è un il tappeto è alzato là, secondo me si può abbassare. Allora, secondo me il punto è che. Oh, chiudi la porta. Vai, ammazza. Ok. Oh, PewDiePie è andato. Ma quindi siamo a casa di PewDiePie praticamente. Credo che sia una festa a casa di PewDiePie. Bello sul letto, però non è morto. Ma no, ma si sta muovendo ancora. Vabbè, comunque il sangue c'è. L'ha coperto. Ragazzi, sono il killer. No, pericolosissimo. Sono il killer grande. Perfetto, non mi troverà mai nessuno. Sono un killer e un altro po'. Ma quelli là, come cazzo. Quello nel letto sta ancora muovendosi, è un bacio. Allora, qua secondo me. Nel bagno sta quello che vomita, quello è facile da ammazzare. Oh, non ti fa sgamare. Allora. Che è successo? Non lo so. Ah, puoi mettere. Ho messo una droga negli alcolici. Ah, PewDiePie ancora non sgamare, no? Aspetta. Vai, questo lo fai, sì. Sì, ma non mi fa coltellare. Forse quando sta lo sbirro è incastrato, tra parentesi. Ah, si è buggato il gioco, ragazzi. Non potremo più fare nulla. Poi vicino lo sbirro, premi live. Ma mi prende. Non credo. Ho fatto un'altra vittima, incredibile. Come hai fatto? Ho acceso il fornello ed è esploso il coso. Apri la porta allo sbirro, magari esce. Ammazza lo sbirro. Non posso accoltellare nessuno. 3000 evi c'è uno sbirro, niente, non si può fare niente. No, mi sei buggato. Ragazzi, si è buggato il gioco. Porca vacca, stavo facendo veramente un ottimo lavoro. Purtroppo, vabbè, dobbiamo usare le uccisioni ambientali perché il coltello non possiamo usarlo più. Eh no, non ce la farei mai. Quella gente è al centro, cioè è buggato, devi premere. Ma che palle, da capo. Deve startarsi. Dai. Beh, PewDiePie, ma che giochi, insomma. È simpatico. Sì, è bello, però, insomma, vabbè. Riniziamo, adesso tutti si stanno. Un sacco di macchie di sangue per terra. Sì, da prima. Quello però ti vede. Perché dovrebbe vedere? Arrischia, vai. No. Cazzo. Non esiste.
Che professionista, ragazzi! Che professionista! Ragazzi, l'ho ucciso. Non puoi entrare dentro, quella sta nel letto. Ma perché entrano giustamente a dormire nel letto? Ma cioè stanno. È dormito. Hanno arrestato qualcuno, hanno arrestato più di pai. Quello è Marzia allora. Vai a ammazzare Marzia un attimo. Quello è no, ma se è uguale alle altre non può essere. Vabbè, Marzia. Più o meno. Ci sarà una Marzia, insomma, c'è un PewDiePie. Beh. Vai. Mi dispiacerebbe un sacco ammazzare sia Marzia che PewDiePie. Separare due belle persone. Ah, in testa gliel'hai dato. Grande, grande. Quella era un'amica di Marzia, sicuramente. Vai. Arrivo, sta arrivando. Sa. Bello. Complimenti, complimentoni. Questo avrà un bel da fare, sul dirlo. Madonna, hai visto che mi stava arrotando? Dai, vai a segare quello. Aspetta, voglio provare di qua. Ma non puoi. Questa villa offre tante possibilità e non voglio farmele scappare. Ci sarà sicuramente qualcosa da fare da questo lato, ti faccio vedere. Sì, sei sul restart, mi raccomando. Sono dietro le nostre facce della webcam, ragazzi, però... Niente, di qua non c'è niente, però valeva la pena esplorare. Non è vero, però andiamo avanti. Facciamo finta che tu abbia ragione. Questi intanto si preoccupano. Agente, che cosa è successo? Io arrivo solo adesso. Dai, quello sta andando in camera, a destra. In camera è semplice non ammazzare quello. Ma quello chi è? PewDiePie? Quello è PewDiePie. Sì, chiudi la porta. Vabbè, fai finta che sia chiusa, dai. Vabbè, sono entrato a casa di PewDiePie, devo pure chiudere la porta. So. Oh. Giustamente tu sei a letto, io ti ammazzo. Ma quella che fa qua? Niente, aspetta. Oh! Ah, l'ha visto. Vai, ammazzalo. No, non voglio rischiare, qua bisogna andare cauti. Se n'è andato lo spiro, non è manco uscito. Niente, neanche è andato a controllare il cadavere. Ha capito che la festa va avanti così, di morto in morto, quindi... Allora, la cosa la devi usare solo alla fine, la droga. Quelli che rimangono devi ammazzarli tutti quanti, capito? Ma non ho capito se sia effettivamente droga. Vabbè, quello che è, insomma. So. Aha! Beh, ragazzi, stiamo facendo un vero e proprio disastro. Il massacro. Mi piacerebbe tanto attirare qualcuno davanti alla finestra e fargli cascare l'albero in testa. Sta arrivando. Vediamo se riesco, eh. Eccola. Bella! Funziona! Funziona alla grande. Devo dire che è un'ottima strategia di ammazzamento. Ciao! In testa, vai. Ragazzi, una strage. Questa festa... Mi sta piacendo. Riaccendi i fornelli, così esplode quella tizia. La polizia ormai arriva con un tempismo. No, ammazzare, apri i fornelli. No, ma tanto è a scoppio ritardato, quindi io vado a pisciare e intanto il fornello lavora per me. Ci deve passare qualcuno davanti, però. Quello è morto. La musica di Psycho, fantastica. Arriva. Bisogna avere una pazienza. No, tranquillo, non l'ammazzo. Era un pipalle che... Madonna! Ci manca che ti mette sotto la polizia, ma... Se mi mette sotto la polizia vuol dire che questo è un gioco geniale. Ma mentre la polizia sta dentro, se io tipo faccio così... Io ero under arrest. Perché... quello là era il... Hai capito? Ha detto che quello aveva ammazzato quello. Quindi devi far cascare la colpa su qualcun altro. È scoppiato, non l'abbiamo visto. Praticamente bisogna farsi trovare sempre in un altro posto. Ma poi rimarrai da solo. C'è un perché in tutto ciò. L'importante è stare lontani dalla scena del crimine. Loro non se la prenderanno mai con chi sta qua in giro. Vai. Sì, l'ho già puntata. Prendila e magari esplode. No, non succede niente, non si può. Porca troia. Capiamo. Merda. Non si sa, fantastico, non ci sono testimoni, nessuno. Fantastico. 20, ne mancano 13. 1, 2, 3, 4, 5, oddio, 6, 7, oddio, 8, 9, 10. Allora, aspetta, qua 11, mi serve. Allora, 12, quella. Ho un'idea. Drogo tutti, ammazzo il DJ così si blocca la musica, capito? Vai, basta. Non ammazzare nessun altro. Vabbè, quella fuori sì. Perfetto. Ho flashato tutti.
Questa è tranquilla. Ma perché si è bloccato tutto? Non lo so, però me la sto. Aia. Aia, Cazzarola. Aia, mi sa che. Se la prende con lui. Ma perché? Perfetto, ok. Ma il DJ continua a suonare senza la testa. Ma dai, forza. Ma tutti continuano a fare i fatti loro. Però adesso dobbiamo andare a recuperare. Bella, che culo. Aspetta, non mi devo far trovare qua. Niente, non se ne vai, ammazza. Lui non ha problemi, cioè a lui i cadaveri piacciono. Vai, ammazza. Là. Perché cade dall'altro lato e trapassa i muri? Mamma mia, oh. C'è quello là vestito da Ronaldo. Lo so, con la maglia del Brasile, però. Qua dobbiamo avere pazienza. Aspetta, no, c'è pure un altro morto sulla poltrona. Ma quello sta strafatto, quindi poi tu ricadrà su di lui tutta la colpa. No, non ammazzare. No, non lo voglio ammazzare. Vai, sega questo. Lo so, se questo andando a pisciare in giardino. Ti insegno io a fare cattivo uso delle aiuole. Oh, aspetta che arriva pure questa. No, però non mi devo far trovare. No, va bene, sei fuori di pericolo. Tanto ormai con la strage di corpi che c'è fuori. Non vorrei che urlasse, capito? Vai. No. Ti sei fatto fregare! Ma scusa! Porca vacca! Ti sei fatto fregare, mancavano 5! Però carinissimo, ve lo consigliamo. Party hard! Party hard! E finisci?